Facendo riferimento alla mail inviata questa mattina, vedrai che... Papà, papà! Dammi solo un minuto. Avevi detto che potevamo giocare. No, papà mi ha detto una bugia. Non fa nulla, ci penso io. Ecco che arrivo. Wow! Oh! Che succede qui? Lecca lecca! Oh, Justin, questa è la mia giacca nuova! Oh, che botta alla testa! Oh, la tua giacca, mi spiace! Perché stai correndo in giro con questi lecca lecca? Sembrano proprio palloncini! Mi è venuta un'idea geniale! Devo solo legare lo spago del palloncino in questo modo, così puoi tenerlo così! Ecco a te, caro, adesso divertiti! Dovrebbe essere divertente! Bene, vediamo un po'. Aspetta, wow, papà, è fantastico! Sono proprio bravo! Ah, sì, sono un vero chef, taglio benissimo le verdure. Stupendo, ho quasi finito. Eh? Ora ti sconfiggo! Justin? Eh? Cosa? È ora di pranzo, forza, vieni qui. Oh, ok. Su, siediti, sono certo che adorerai questo pranzetto. Che cosa c'è che non va? Non hai fame? Questo è cibo per conigli. Bleh. Non ne mangerò neanche un boccone. No. Non riesco a crederci. A meno che... Ecco che arriva il trenino. Ciuga, ciuga, ciuga. Ciu, ciu. Sta entrando in stazione. Ok, proviamo un approccio diverso. Non senti un po' di fame? Oh, certo, queste sono le cose che mi piacciono. Ora puoi mangiarne un po'? Ah? Mangiare questa roba? No, grazie. Ma ti sei appena preso i miei soldi, per favore, Justin, solo un piccolo morso. È tutto buonissimo, vedi? No, non voglio. Ehi, è quello? È decisamente più interessante. Cosa, il cupcake? Sul serio? Così posso giocare al mio gioco. Ah, un gioco, certo. Cominciamo subito, allora. Finiremo con le caramelle, ma iniziamo con un po' di verdure. In questo modo mangerai tutto. Pronto a partire? Mangia fino al traguardo. E allora, vuoi giocare? No. Prima devi tirare i dadi. Poi muovi la pedina tante volte quanto è il punteggio. Poi potrò mangiare quei dolci. Stupendo, voglio giocare. Ok, spostiamoci in avanti. Ora prendiamo un cetriolo. Spero sia ok. Oh, il mio bambino sta mangiando verdura. E ora continuiamo, proseguiamo la nostra avanzata. Questo gioco è delizioso! E... Sì! Ho vinto, evviva! Hai vinto! E questo è mio! Oh no! L'ho fatto cadere! Adesso non posso più mangiarlo! Oh no no, Justin, non preoccuparti! Dai un'occhiata a questo! Carino, vero? Provalo! Non ho mai visto niente di simile! Ehi, è davvero buono! Ho quasi finito! Che sta combinando, Alex? Ah, è come essere in spiaggia! Oh, che dolce! È quasi pronto per essere messo sul fornello. Una cottura a fuoco medio dovrebbe andare. Oh, anche questo! Oh, oh wow! Ok, è meglio farlo subito. Wow, chissà che sta cucinando la mamma. Mamma, sembra che ci sia odore di... Sì, uova! Oh, me ne ero dimenticata. Stavo per farlo senza il mio olio. Questo lo prendo. No, questo lo prendo io. Adoro aiutare la mamma in cucina. Un momento. Che stai facendo, Alex? No, non farlo! Oh, le mie dita! Non posso permettere che questo accada. Devo usare quei pezzi di schiuma, sì. Adesso ne prenderò uno e lo ritaglierò. Ecco
trovato la forma giusta. È perfetta per fermare lo sportello. Tienilo fermo, così. Wow, questa roba mi ha salvato le dita. Mi piace questa invenzione. Mamma, ho fame. Ho tanta fame. Ok, aspetta. Bene, spalanca la bocca. Sono felice, ti piace? Oh, benvenuti a tutti al mio concerto nel soggiorno. Vediamo un po' di scatenarci. Proprio così. Ci scateneremo pulendo. Oh, oh, ragazzi. Passiamo al divano. È stato impegnativo, ma ne è valsa la pena per questa pulizia. Questo sì che è un ottimo lavoro. Oh, oh, i miei occhiali. Dov'è finita la nostra scrivania? Forse posso disegnare sul muro. Sì, credo che sia meglio. Mi sento molto ispirato. Oh, così va meglio. Oh. Papà, ti piace? Oh, la mia bellissima parete! Come hai potuto fare una cosa del genere? Mi sono impegnato tanto per farlo. Justin, non si deve disegnare sulle pareti. Ma non ti preoccupare, ora vieni con me. Prima ti diamo una bella pulita. Oh, com'è calda! Sì, lavati il viso. Hai finito? Non lo so, voglio continuare a dipingere. Ehi, mi è venuta un'idea! Potremmo dipingere con materiali più innocui, come lo yogurt. Aggiungeremo soltanto del colorante alimentare. Adesso ci rimane solo una cosa da fare. E puoi farlo sotto la doccia, ecco. Aspetta, è yogurt! Ma è anche vernice per la doccia! Sì, disegna un cuore o tutto quello che vuoi. Sono certo che mi piacerà qualsiasi cosa disegnerai. Metti alla prova la tua creatività. Guarda, un fiore! È fantastico, figliuolo. Puoi rimanere qui dentro tutto il tempo che vorrai. Quando hai finito devi solo sciacquare per bene. Fantastico, ecco che arriva la pioggia. Mi piace! Ecco, non schizzare fuori. Cavolo! Brr, che freddo! Ma che sta facendo? Oh? Brr, che freddo! Hai di nuovo freddo, eh? Allora mettiti questi. Spero proprio che questi vadano bene. Fatto! Ecco le tue ciabatte. Forza, figliolo, infilale. Mi piacciono molto, così sto molto meglio. Sono contento di sentirtelo dire. Ora puoi tornare a divertirti. Ok, papà. Oh, ma sento ancora così freddo. Papà, fa freddo. Oh. Cosa? Hai ancora freddo? Ok, dammi solo un secondo. Così va meglio? Se vuoi puoi indossare anche questo berretto. Bene, dunque, dove ero rimasto? Grazie, papà! Sei ancora infreddolito, eh? Sì, oggi non riesco a smettere di tremare. Ehi, che ne dici della mia felpa? Ma certo, devo solo fare qualche modifica. In questo modo avrai sicuramente più caldo. Devo solo avvolgere una manica attorno alla ciabatta... e una intorno all'altra. Ehi, ti interessa un paio di pantofole? Queste manterranno i piedi al caldo. Sì, dentro sono morbidissime e calzano alla perfezione. Papà, sono fantastiche. Oh sì, oh sì. L'estate sta arrivando ed è arrivata anche l'ora di nuovi fantastici fai da te. Non trovi i sandali giusti per l'estate? Usa un Pop-It. Metti il piede sopra il Pop-It e ritaglia con cura tutto intorno. Aggiungi un laccio e avrai un bellissimo infradito Pop-It. E potrai anche divertirti. Oh, caramelle, me le mangio tutte! Non così in fretta, conosci le regole. Prima devi finire la zuppa d'avena. Questa? La mamma è impegnata.
Devo approfittarne subito. Butto via la zuppa. Sì, nella spazzatura starà benissimo. Ah, pensa di farmela sotto al naso? Adesso gli do una lezione. Che bontà! E adesso sotto con le caramelle! Fermo lì! Hai dimenticato qualcosa? Mangia l'avena! Mamma, ma devo per forza! Certo, per forza! Io sono più furbo di lei! Ciao ciao, zuppaccia! Oh? Questa ciotola è rotta e non si svuota! Non capisco com'è possibile! Che succede? L'unico modo per svuotarla è mangiare. Non è giusto. Va bene. Contenta? Bravo, bambino. Wow, quante belle bollicine. Leggere è faticoso. Ed è ora di pranzo, sì. Vediamo cosa c'è di buono qui dentro. Oh, yogurt! Jennifer, guarda che buono! Oh, sì! Ecco a te, piccola! Adoro lo yogurt! No! Che disastro, papà! I miei splendidi baffi, tutti sporchi! È rimasto un po' di yogurt! Tranquilla, cara, tutto a posto! Un attimo, mi do una pulita! Ma guarda! Ehi, ho un'idea! Qualcuno voleva un po' di yogurt? Ecco a te! Basta spremere un po', visto? E sembra buonissimo! È buonissimo! Hai visto che bravo papà? Oh, la mia bambina sta crescendo così in fretta! Spero che le piaccia il regalo! E adesso la torta di compleanno! Ma quanto è bella! Ah, non vedo l'ora anche di assaggiarla! Oh no! Cos'è stato? No! Ho rotto la candelina! E adesso? Non posso metterla sulla torta! Che cosa posso fare? Oh, mi consolo con una caramella intanto! Oh, però... somiglia un po' a un 5! Forse ho un'idea. Ma sì, so cosa fare. Proviamoci. Prendi un verme gommoso e disegnaci sopra con la penna 3D. Disegna delle piccole spirali sulla caramella. Continua fino a coprirla tutta. Eccole qui. Piccole spirali carine. Vedi? La caramella deve avere la forma giusta. Ed ecco che cosa otteniamo. Adesso puoi rimuovere la tua candelina fai da te in questo modo. Pronta per la torta. Wow, è proprio carina! Esprimi un desiderio. Sì, buon compleanno! Per me! Wow, sono uno schianto. Avrò milioni di like. Oh mio Dio! Chris, guarda questo video. Wow! Come va? Yuhuu! Una ciambella! Woohoo! Voglio farlo anch'io! Devo fare meglio di lui, vediamo! Ci sono! Prima gli accessori giusti! E adesso diventiamo virali! Dove sono gli occhiali? Oh, eccoli, mamma! Grazie, caro! Oh! Come sono ridotti male! Non posso indossarli! Oh, non diventerò mai un influencer! Aspetta, ma forse ho un'idea! Sono un genio! Ecco come ridare nuova vita ai vostri vecchi occhiali da sole! Basterà un po' di smalto per unghie sulle lenti. Così, bisogna fare attenzione, deve essere uniforme! Poi con un pennellino aggiungiamo anche un pochino di bianco, in questo modo, vedete? Qualche piccolo tratto sopra lo smalto. Stessa cosa con il giallo e con il blu. Adesso i miei occhiali sembrano ciambelle. Niente male, vero? Chris tesoro, giri tu il video. Oh sì! Riprendi il mio profilo migliore.
Wow, mamma, sei popolarissima, fantastico! Ma come? Che cavolo? Ah! Ecco il mio tesoro, le mie preziose conchiglie. Sono bellissime! Mi è venuta fame. Cosa c'è da mangiare? Devo inventarmi qualcosa. Mamma dov'è? Un momento. Se non c'è mamma posso svuotare il frigo. Mamma non se ne accorgerà. Wow! Oh, ma dov'è il cibo? Oh no! Le calamite di mamma! Adesso si arrabbierà! Devo rimediare! Ma come? Oh, ma certo! Le mie conchiglie mi aiuteranno! Sono un genio! Incolla un magnete a un sasso. Assicurati che regga bene. Poi comincia a decorare il sasso. Questo lo dipingiamo di bianco. Dobbiamo colorare tutto il sasso. È rilassante, devo dire. Coloriamo tutto quanto e poi lasciamo asciugare. Adesso facciamo un cerchio con il giallo, così. E lo riempiamo. Sembra un uovo. Scatena la tua creatività. Ecco fatto. La mamma non lo noterà, spero. Ah, il mio bel bambino. Oh, per un pelo. Pizza! E vai! Grazie, mamma. Basta bere quella robaccia, farai tardi a scuola. Mamma! A scuola si va per imparare, non per altro. Ecco il tuo zaino. Vai su. Devo proprio. Guarda che tempaccio! Il temporale oggi, niente scuola! Sì, come no, ti piacerebbe. Mi serve la tenda della doccia. Così fabbricherò un perfetto poncio fai da te. Ripiega la tenda a forma di triangolo e taglia le estremità così. Le forbici devono essere affilate, perfetto. Poi prendiamo due strati di tessuto e li mettiamo uno sull'altro. E sopra ci mettiamo una striscia di carta forno. Uniamo tutto con la piastra per capelli e adesso puoi affrontare il diluvio. Sul serio? Stai benissimo, sbrigati o farai tardi a lezione. Mi sento ridicolo. Come dici, sconti dal ferramenta? Papà, ti piace il mio disegno? Bellissimo, tesoro. Ehi, ma che hai fatto alla maglietta? Ho provato i colori. Oh, tua madre si infurierà. Vi lascio da soli per qualche ora ed ecco che succede. Scusa. Colpa mia, vacci piano con lei. Non posso permetterlo. Dobbiamo cambiare maglietta. E basta colorarti i vestiti, ok? Sì, papà. Disegnare però è divertente. Oh, ma guarda la mia piccola artista. Guarda, papà. Oh, ma dai. Ops. Ah, qui ci vuole un'idea creativa. Ci sono! Ho trovato. Ecco qui, un bel grembiulino. Grazie, papà. Ah, un attimo. Jennifer, ok, fammi vedere il disegno. Wow, bellissimo. Questo lo appendiamo e senza sporcare. E poi non hai idea di quello che è successo. Che vuoi? Fila via. Non vedi che ho da fare? Chissà se ho messo abbastanza farina. Non adesso, sorellina, ho da fare. Magari domani. Nessuno ha mai tempo per me. Ma che serve avere sorelle maggiori, allora? Essere piccola fa schifo. Ti stai annoiando, cara. La mamma ti legge una storia. Ah. Questo film fa proprio paura. Adesso giro sul mio show preferito.
Ehi, stavo guardando il film! Ma quel film fa paurissima! Guarda che bei colori! Ridammelo! Ho detto ridammelo! C'ero prima io qui! Forza, lascia! Ah! Guarda che cosa hai fatto! Guerra! Sei pronta? Ah, sì! Guerra tra sorelle! Sorellona contro sorellina! Chi avrà la meglio in battaglia, eh? Sono piccola ma ci so fare! Lo vedremo! Aspetta, sta arrivando mamma! Facciamo finta di nulla! Non ti avevamo vista, mamma! Oh, voi due! Si torna in battaglia! Credi di potermi impensierire? Combattiamo e lo scopriremo! Tutto qui quello che sai fare? Ehi! Ti ho in pugno! Hai sentito? Che state combinando? Oh, c'era una scena molto intensa nel libro! Oh, va bene, ho sentito un tonfo! Bello vedere come vanno d'accordo! Un momento! Ma loro non vanno d'accordo! Beccate! Sono alta quanto te! Ragazze! Scusa, mamma! Sempre le solite! Speriamo che la torta sia buona! Anche i biscottini lo sembrano! E i miei capelli oggi sono stupendi! Un giorno da ricordare! Ci sono i biscotti! Non le dispiacerà se ne prendo un po'. Che stai facendo? Allunghi le mani? Questi non sono per te, Sissi. Niente bambini alla mia festa. Ah, quello che mi serve! Ci vediamo! Sta arrivando! Amore, ti ho portato questi. Sono belli quasi quanto te. Oh, e ti dispiace se favorisco? Non staranno lì a mangiare per sempre? È il tuo momento, piccolo. E aggiungiamo un tocco extra. Insomma, una bella giornata, vero? Ragazzi, che schifo! Devo fermare tutto questo. Fai il tuo lavoro, amico. Certo che fa caldo qui. Wow, romantico davvero! Bello forte questo tè! Chiedo scusa! Prendo un altro biscotto! Uno scarafaggio! Lo sento che mi striscia addosso! Che cosa? Ce l'ho addosso io! È andata persino meglio del previsto! Fare scherzetti mette appetito. Che splendida mattinata! Non ci provare, no! Ha! Troppo lenta! Potrei guardare questi video per ore ed ore. Ma che sta facendo lì? Lei può aspettare. Mi serve il bagno! Sono carina, vero? Quanto è impaziente! Una vescica che mi scoppia! Ma non capisce che mi sto rilassando qui? Va bene, entra! Ragazzi, che faccia tosta che ha! Troppo tardi, a quanto pare! Non potevo essere figlia unica! Quando arriva il cibo? Sembra niente male! Finalmente me lo mangio tutto! Dio, non siamo mica allo zoo! Eccovi le bibite! Che imbarazzo! Che c'è che non va? Ho fame! Eccovi servite! Hai finito, signorina? Adesso sotto col piatto principale! Pancia mia, preparati! Oh no!
Mai assaggiato niente di più buono! Ci stanno guardando tutti! Sono mortificato! Il vostro dessert? Questi me li porto via. Non potrò mai più farmi vedere qui dentro. Che c'è? Me lo chiedi? Non ti sopporto più. Se solo potessi non vederti. Ups, si vive una volta sola. Allora, ti piace? È bello da vedere secondo te? Questa ragazza sta spaventando i clienti. Ogni volta mi fa fare brutta figura. Prendiamo un grosso giocattolo Pop-It. Versiamoci sopra dello zucchero a forma di numero 5. Con calma e precisione. Poi sciogliamo lo zucchero e facciamolo asciugare. Chiudi gli occhi. Buon compleanno, cara. Ma che meraviglia, non vedo l'ora di mangiarlo. Ok, credo sia tutto pronto. Sei pronta? Adesso, Speedy, faremo una gara di velocità. Si parte, preparati. Pronti, partenza e... via! Woo! È stato facilissimo. Prova a prendermi. Forza, Speedy, più veloce. Oh, mi gira la testa. Oh! Speedy! Oh no, ho perso. Tutto bene, tesoruccio? Mi sono fatta male. Ci pensa la mamma adesso. Ho un cerotto. Oh, che male. Mamma, non mi piace, è noioso. Oh, e come posso fartelo piacere? Ho trovato. Vieni qui, Speedy. Come dici? Ma sai che è un'ottima idea? Ecco come rendere più carini i cerotti. Disegniamo una figura a penna. Può essere un personaggio o un animaletto. Poi coloriamo il disegno. Proprio carino. Ha un'aria familiare. E guarda che cosa ho qui. Riproviamoci. Che ne pensi adesso, cara? Wow, mamma, lo adoro! Adesso ho cerotti per tutte le occasioni. Sono bellissimi. Sì, però sta più attenta, ok? Magari non sfidare più sfidi. Oh, va messo in forno. Ciao, mamma! Ciao, piccola, preparo dei dolci. Guarda che bel disegno! È un pesce. Vedi, sta nuotando. Carinissimo, tesoro. Oh no no, giù le mani dai dolci. Mamma, soltanto uno. Non devo neanche usare le mani. Ashley, basta. Non è giusto, voglio un dolce. Basta così, signorina. Vieni con me. Lavati subito le mani. No, voglio un dolce. Smettila e vieni qui. Non mi piace per niente. Dopo voglio un dolce, però. Contenta? Vedi, mi sto lavando le mani. Proprio come mi hai detto di fare. Un altro po' di sapone. Non è divertente, Ashley. Ma come? Mi sto pulendo dal colore. Posso farlo tutto il giorno. E io posso stare qui tutto il giorno. Ah, è così? Allora, tadan, fatto. No, così non va bene. Calmati e fai un bel respiro. Che posso fare? Ah, ci sono. Ho avuto un'idea. Prendiamo degli stampi. Mettiamo un giocattolo in ogni stampo. Poi mettiamo del sapone in un pentolino e lo versiamo negli stampi. Bisogna ricoprire tutti i giocattoli. Riempiamo col sapone tutti gli stampi e lo lasciamo asciugare. Rimuoviamo il sapone dagli stampi e adesso lavarsi le mani sarà molto più divertente. Ashley, vuoi questo giocattolo? Per averlo dovrai lavarti bene le mani. Oh wow, voglio quel giocattolo! Funziona! Quasi fatto, mamma! Ho le mani pulitissime! Brava la mia bambina! E adesso assaggiamo i dolci! Davvero, sì! Adoro questo gioco! Ma che succede? Lo schermo è nero! Batteria scarica, no! Mamma, mi serve il tuo aiuto!
Qualcosa non va, cara? Ho il telefono scarico e non ho il caricabatterie. Perché deve succedere proprio a me? Calmati, tesoro, va tutto bene. E forse ho qualcosa nella borsa. Vuoi delle caramelle? Buone! Un'altra? Quella era l'ultima. La vita è ingiusta! Ma guarda che cosa ho trovato! Mamma, non sono un gatto! Ma che ho fatto di male! Vediamo che cosa trovo. Se vuoi posso darti dei soldi. Oh, ho fatto un aeroplanino di carta! Ashley, erano gli ultimi soldi che avevo! Peccato, mamma! Reggi questo! Ma che ha questo coso? Ashley, fermati! Questo cos'è? Ashley, per favore, sto cercando di capire! Ah, sarà divertente! La paziente è pronta! Cos'è stato? Sto facendo un disegnino, mamma! Non so come calmarla! Oh, forse lo so! Ho un'idea! Poggiamo il telefono su un tavolo, poi mettiamoci sopra della carta colorata e un pezzetto di plastica trasparente. Mettiamo un po' di colla nella plastica. Su tutta la superficie così. Sigilliamola per non fare uscire la colla. E sarà come una lavagnetta magica. Un gran passatempo. Oh, che divertente! Fammi vedere. Vuoi provare? Hai ragione, è proprio divertente! Wow, lo adoro! Grazie, mamma! Ah, finalmente posso rilassarmi! Hai già provato a usare questi trucchi con i tuoi bambini? Scrivi nei commenti com'è andata! E non dimenticare di condividere il video con altri genitori e amici e iscriviti alla nostra pagina!